Sicurezza e lavoro come antidoto alla illegalità al centro di un importante convegno che si è tenuto presso l'Istituto De Franchis di Piedimonte Matese. Si sono avvicendati i relatori del mondo del lavoro, della scuola e della Polizia di Stato. A margine del convegno abbiamo sentito il segretario regionale del Sindacato Autonomo di Polizia Francesco Paolo Russo, con il quale abbiamo affrontato e commentato gli ultimi fatti drammatici di Trieste, dove hanno perso, come ricorderete, la vita due agenti della polizia. Pensiamo che questi due ragazzi di 31 anni purtroppo sono morti a casa loro, in una questura, ed è qualcosa che per quanto ci riguarda potrebbe essere anche molto grave. Intendo dire che all'inizio si pensava che questi, essendo giovani, avessero agito in maniera un po' distratta, invece no, hanno portato avanti l'arresto, il fermo e la successiva immissione in questura dell'arrestato e del fratello in maniera impeccabile. Purtroppo chiaramente c'è qualcosa che non è andato, ma loro chiaramente non sono morti quel giorno, ma sono morti da tanti anni, da quando chiediamo garanzie funzionali, da quando chiediamo un modo di gestire l'arresto che possa consentire ai nostri ragazzi di farlo anche in serenità. Noi per garanzie funzionali intendo, non so se avete mai sentito parlare dei corpetti, dei sottocamicia, antitaglio della Polizia di Stato, dei guanti antitaglio, dei taser. Nel primo decreto sicurezza, nel decreto sicurezza bis, sono stati stanziati dei soldi per i taser. Questi taser dove stanno? Se questo ragazzo lì avesse avuto il taser in mano, molto probabilmente avrebbe avuto la capacità e l'opportunità di poter tirare un colpo all'avvenente sudamericano, e molto probabilmente a quest'ora sarebbe stato io. L'altra sera noi siamo stati a Velletri ad onorare questi due ragazzi con una fiaccolata in 5.000 persone, ci saremmo presi 5.000 birre. Questo è quello che ho detto al fratello. Purtroppo non è questione di avere 31 anni, di averne 50, di averne 60, di essere più o meno preparati, come ha detto un malaugurato chef in questi giorni. È un problema anche di poter lavorare in serenità. Noi siamo servitori dello Stato, ma lo Stato a quel punto deve servire anche noi. In che senso? Metterci in condizione di poter lavorare in sicurezza, metterci in condizione di poter lavorare con le giuste garanzie funzionali e soprattutto investire in quella sicurezza che tanto viene decantata. Lascio pensare che adesso sembrerebbe, abbiamo fatto un primo screening della nuova finanziaria e non si parla di sicurezza, cioè c'è qualcosa che non va. Adesso avremo 8.000 assunzioni fatte dal vecchio governo, dove c'erano anche i 5 Stelle, che porteranno sì ad un ripianamento, ma abbiamo una carenza organica di quasi 30.000 uomini. Noi eravamo 120.000 fino a 10 anni fa, adesso siamo 97-98.000. Adesso, venendo qui a Piedimonte, mi sono anche reso conto di come state combinati voi. 6 vigili urbani, i carabinieri che a quanto sembra li sposteranno. E tra l'altro sembra che voi tutti questi sarete tipo 50.000, cioè sono 40 persone, posso immaginare uno ogni 1.000, insomma diventa un problema anche garantirla quella sicurezza. Quindi investire in sicurezza, se si vuole che poi comunque sia la professionalità che abbiamo, possa essere messa in pratica. Segretario, secondo il suo punto di vista, quali misure può adottare il governo di fronte ad episodi come questi? Sicuramente, come ho detto, veri investimenti immediatamente. Poi la dotazione, come diciamo, per garantirci di poter lavorare, quindi come io ho detto, taser, corpetti antitaglio, guanti antitaglio, ma proprio è l'ABC, 4-5 cose che comunque ci possano mettere in condizione di poter lavorare immediatamente. Poi se veramente si tiene alle forze dell'ordine, abbiamo un contratto scaduto da quasi un anno e non sono state stanziate risorse per quel contratto, quindi vorremmo anche quell'attenzione che ora ci stanno dando, perché adesso siamo nel momento del lutto. Dicevo l'altra sera, abbiamo acceso una candela e non vorremmo che fosse l'ennesima candela accesa e spenta il giorno dopo, cioè il tempo della colatura della cera e spegnere la luce. No, questa luce deve rimanere accesa, perché poi comunque sia, se lei parla con una vecchina in strada, qual è il front office che trova? Il poliziotto, il carabiniere, il finanziere, il vigile urbano, comunque la divisa, qualcosa che le possa comunque sia darle quella percezione di sicurezza, che è quello che ci vuole adesso. Non chiediamo armate per andare a fare guerra, ma comunque sia il minimo sindacale, sì. Da Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.